Amici modellisti e collezionisti, benvenuti, benvenuti ancora una volta su Fly Robby Fly Models, ancora una volta per una recensione. Questa volta abbiamo a che fare con un camion, come vedete, il Mercedes-Benz L325 del 1954, un camion tedesco, che è ancora nella sua confezione originale e che tra poco andremo ad aprire e a controllare sia per quanto riguarda il fascicolo che per quanto riguarda il modello. Non prima però di avervi chiesto di mettere un like sotto a questo video, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste cose. Bene, come vedete ho messo tutto nel Robby Mode, fascicolo a sinistra, modello a destra, modello che se ne va per dare un'occhiata al fascicolo. Come dicevo poco fa, si tratta questa volta dell'analisi del Mercedes-Benz L325 tedesco, Germania, vedete, del 1954. Andiamo a vedere all'interno. In terza pagina troviamo l'inizio della trattazione di questo camion molto particolare. Praticamente la Mercedes con questo camion inaugurò una serie di veicoli molto robusti, semplici, con di tonnellaggio medio, che ebbero una diffusione molto, molto forte. Lo vediamo in varie situazioni, vedete, vi metto in favore di camera le fotografie, eccole qua, questo addirittura il ribaltabile laterale, qui lo vediamo come praticamente trattore di un semirimorchio molto piccolo, e qui troviamo dei bei disegni di questa macchina. La scheda tecnica ci dice che aveva un motore diesel tipo M325, 6 cilindri in linea da 7200 e rotti centimetri cubici, 125 cavalli e 2200 giri al minuto. Perfetto. Poi il fascicolo continua con una bella analisi della rivoluzione Lancia che iniziò nel 1948, quando la nota casa italiana cominciò a costruire telai per autobus con il motore posizionato al centro, non più nella sezione anteriore. E questo portò ad tutta una serie di miglioramenti per quello che riguardava l'abitabilità dei veicoli stessi, sia per i passeggeri che per gli autisti, e soprattutto a una migliore distribuzione dei pesi. Le basi su cui lavorò furono appunto gli Esatau e gli Esagamma. E naturalmente la Lancia faceva soltanto telaio e motore, poi dopo ogni realtà industriale si faceva fare una carrozzeria come riteneva opportuno più opportuno farsi fare. Come vedete ci sono varie soluzioni. Alla fine troviamo una descrizione di cosa è la Mercedes-Benz settore autoveicoli industriali, ma noi la saltiamo perché, anche se varrebbe la pena leggerla perché è piuttosto interessante questo trafiletto. Però andiamo a vedere immediatamente il modello. Eccolo qua, nel suo cartonato, nella sua scatola, sempre molto leggerina, come vedete, si rischia di romperla solo a guardarla. Di interessante troviamo, come al solito, che si tratta di una scala 1,43 e troviamo, come poi vi metto in risalto, vedete, c'è il permesso ufficiale della Mercedes alla riproduzione di questo modello, quindi questo è un modello ufficiale. Bene, apriamo la scatola, eccola qua, ed estraiamo senza indugio il blister che contiene il modello. Eccolo qui. Diamo un'occhiata esterna per vedere se ci sono dei danni, anche perché ha parecchi orpelli questo qui esterni. No, mi sembra che sia tutto in ordine, quindi apriamo molto cautamente il primo blister, eccolo qui, estraiamo il modello, eccolo qua, via il secondo blister e andiamo a vedere questo camion Mercedes, eccolo qui, ve lo metto in primo piano, guardate, fantastico, fatto molto bene. Diamo un'occhiata tutto attorno, un attimo che prendo il mio laser, il mio fido laser, lo accendiamo, così lo utilizzo appena possibile. Ecco qua, questa è la sezione anteriore, come potete vedere,
Si vede bene anche la targa. Questa è la parte destra del modello. E questa è, questo è il retro. Ecco qua. Ora facciamo un rapido controllo partendo per l'appunto dalla parte anteriore. Questo, come vedete, è un camion, era un camion con il motore a muso lungo, praticamente col motore posizionato per l'appunto in posizione anteriore, e qui troviamo lo stemma Mercedes, vedete, se va a fuoco, con la griglia del esterna del radiatore, il cofano motore apribile con tutte le griglie. Guardate, ve le faccio vedere perché sono carine. Eccole lì, vedete? Tutte le griglie di sfogo dell'aria calda. E tutti questi strani orpelli, vedete? Questi distanziali praticamente, oltre ai fari anteriori e alla targa, che si legge perfettamente. Provo a mettervela a fuoco. Vediamo se riesco a... Eccola lì. Vedete perfettamente tutta la parte anteriore. Ottimo. Poi troviamo naturalmente il parabrezza anteriore con i due tergicristalli che agiscono dall'alto, gli specchietti retrovisori, e andiamo nella parte destra del modello a vedere la pedivella di salita nella cabina di guida, la portiera destra, vedete, con la vetratura separata, questo andava su e giù e quello lì penso che basculasse a destra e a sinistra, con la scritta Mercedes eccetera eccetera, provo a leggerla, Daimler-Benz AG Werk Gaggenau, credo che sia, sì, ve la faccio vedere più da vicino così la vedete anche voi. Eccola là. Poi, andando verso la parte posteriore, troviamo il serbatoio del carburante lì. Vediamo perfettamente i due travi principali il trave destro principale del telaio, le ruote posteriori gemellate, che vedremo poi quando andremo a vedere la parte bassa, e tutto il vano di carico, il cassone, no? Con la scritta Mercedes-Benz, tra l'altro su sfondo azzurro aviazione. Questi camion venivano prodotti in questo colore qua, praticamente, nella maggior parte. E la parte telata superiore, anche questa con tutte le grinze riportate, vedete che carina. Naturalmente qui è rigida, ma in realtà questa qui vuole riprendere la telatura superiore. Andiamo nella parte posteriore, spero di mettervela a fuoco, spero. Anche qui troviamo il simbolo Mercedes-Benz nella telatura superiore, addirittura ci sono i vari agganci del telo, vedete? Tutti quei ganci lì. Un altro adesivo qua dietro che non riesco a leggere perché è troppo piccolo. Troviamo la campana di aggancio del rimorchio, la fanaleria posteriore, rotonda e piccola, la targa posteriore. Proviamo a vedere se si legge anche questa. Dai, proviamo, via. Proviamo a vedere se si legge anche questa. Vediamo se riesco a mettervela a fuoco. Ai 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 ai. Non me la mette a fuoco? Sì, forse così si legge. Ecco qua, così. Perfetto. Vediamo anche la... un attimo. Vediamo anche la ruota di scorta sul suo supporto. E poi andiamo nella parte sinistra del modello, che è praticamente identica alla destra, con l'unica differenza che abbiamo questa specie di bombola qua, che servirà senz'altro per l'impianto dei freni, credo, e questa cassetta qui, che sarà la cassetta delle batterie, penso. Vi faccio vedere cosa c'è scritto, così se qualcuno capisce il tedesco, io purtroppo lo so soltanto fischiare, quindi non riesco a capire cosa cavolo c'è scritto. Tra l'altro faccio fatica anche a leggerlo. Ve lo metto a fuoco un attimo. Eccolo qui. Se qualcuno capisce cosa c'è scritto e me lo dice,
lo ringrazio. Benissimo, a questo punto andiamo nella parte inferiore, che è molto molto meno elaborata che al solito, però troviamo il sale anteriore, le due ruote, vedete, che girano perfettamente, sono anche dritte, è già qualcosa. Troviamo la parte bassa della coppa motore, la coppa olio motore, come al solito l'albero di trasmissione, vedete, in un pezzo, due pezzi, tre pezzi che arrivano al differenziale, vedete qua, che porta poi con i due semiassi il moto alle ruote gemellate posteriori. Vediamo se sono sbilenche anche queste. Alleluia, le hanno fatte bene. Ah, per vacco, guardate, ve le voglio far vedere. Questo è un miracolo, va a finire che nevica. Ecco qua, le hanno fatte dritte, ci picchia, ci sono riusciti dopo mesi e mesi di prove e tentativi in Galleria del Vento e forse anche altrove, sono riusciti a fare un paio di ruote gemellate decenti. Alleluia. Bene, andiamo avanti. Troviamo infine i due longheroni principali, vedete, sono riportati perfettamente, le balestre posteriori, questa è la sospensione posteriore, vedete lì, sono tutte scalinate, e la sospensione anteriore. Infine, evidentissimo, il tubo di scarico con la piccola marmitta che sfoga per l'appunto a sinistra. Bene, il modello è tutto qui. È un bel modello, è caratteristico, non è molto complesso come qualcun altro che abbiamo già analizzato, però a me piace, è fatto bene, cioè, ha un'aria sua, perché poi, insomma, i camion sono belli perché poi sono in realtà anche molto diversi uno dall'altro, perché poi sono tutti dei veicoli che trasportano cose, ma hanno tutti una distribuzione dei pesi diversa, hanno il passo che sarebbe la distanza tra questi due assali, diverso. I camion sono delle macchine molto interessanti sotto il profilo tecnico. Benissimo, a questo punto io ritengo chiusa questa recensione. Vi ricordo che io sono il Roby, questo è il canale di Fly, Roby Fly Models. È bellino questo camion, sì, è bello, mi piace. Vi ricordo altresì di mettere un like sotto questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste cose. Voglio farvi vedere l'interno, così vediamo se ci riesco. Ecco, lo porto più vicino, vi faccio vedere l'interno, che è lì, vedete il volante, il posto di guida, eccola. Vedete il posto del passeggero, il sedile del passeggero. Perfetto, abbiamo visto anche l'interno. Vi ringrazio di essere rimasti qui con me, mi sembra dicessi, fino a questo punto, vi ringrazio molto veramente. E vi do appuntamento, ovviamente, alla prossima video recensione. Ok, eccolo qua, è molto bello questo camion. Ciao ciao a tutti, ciao ciao!